Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, è finito da parecchie ore ormai Verona Torino sul risultato di 1-1 e sinceramente non mi è ancora passata l'arrabbiatura, perché la partita di ieri ha dimostrato che non ci siamo con la testa, secondo me. Una squadra che si porta in vantaggio a 4 minuti alla fine deve portare a casa l'intera posta, non può farsi rimontare una volta che ha finito di esultare. Una roba che non è concepibile per il momento della stagione che stiamo vivendo. Quindi quelli di ieri secondo me sono 2 punti persi, assolutamente. Una partita che era ampiamente alla nostra portata, i 3 punti erano lì, bastava tenere, bastava mettere il bus davanti alla porta di Sirico, bastava buttare via le palle, bastava essere minimo più attenti a centrocampo, non perdere quelle palle sanguinose come quella che ha perso Lukic, e avremmo portato a casa 3 punti che alla luce degli altri risultati sarebbero stati molto molto utili. Avremmo praticamente brindato la salvezza già con quasi 3 turni di anticipo, perché poi sarebbe bastato forse solo un punto. Invece così non è stato, abbiamo preso un punto che per come è andata la gara è anche giusto, nel senso che il Verona comunque ha fatto il suo, anzi ha fatto probabilmente anche più del Toro, quindi il pareggio per come è andata la gara ci sta. Il fatto è che per come è arrivato, no, ce l'avrei accettato, fossimo stati sullo 0-0 tutta la partita, uno diceva vabbè, finita 0-0, ok, due squadre che si sono annullate, loro hanno avuto più occasioni. Ma andando su 1-0 a 4 minuti alla fine tu non puoi farti rimontare, non puoi. Siamo tornati ai tempi di Giampaolo, ci facevamo rimontare da chiunque. No, così non va bene. È la testa che sta cominciando a mancare e le gambe anche, secondo me, perché comunque la tenuta fisica comincia a preoccuparmi. Fino alla partita contro il Bologna, infatti, la squadra mi era piaciuta. Sinceramente giocavamo in modo molto spragnino, molto senza pensieri, così abbiamo messo sotto la Roma, abbiamo appunto giocato un'ottima partita contro il Bologna. Poi, da quando Nicola ha iniziato a parlare di equilibrio e cose varie, abbiamo visto i risultati. Partita contro il Napoli, praticamente non giocata. Contro il Parma, idem, ma risolta da un episodio, perché così è stato. E quella di ieri uguale, perché comunque abbiamo avuto sì le nostre occasioni, ma appunto il Verona arrivava sempre primo su ogni pallone, le seconde palle erano sempre del Verona. Noi non ci siamo stati con la testa, secondo me. Non c'era una squadra, molto scollata fra i reparti, appunto il centrocampo inutile, l'attacco impalpabile, Belotti che non segna su azione ormai da gennaio, penso dalla partita contro la Fiorentina che era la prima di ritorno. Siamo alla 34esima giornata, noi, quindi vuol dire 13 partite senza aver segnato su azione, solo su rigore. Comincia a mancare l'apporto di Belotti anche in fase fase d'attacco, ecco, non solo in fase realizzativa, ma comunque ieri non gli ho visto fare il solito Belotti, perché non gli piaceva neanche. No, vieni. Scusate, stavo litigando in macchina. Non ha fatto praticamente appunto il Belotti, come dicevo, perché non ha aiutato ad alleggerire la pressione da parte dei giocatori del Verona, che facevano una pressione spasmodica, cioè non facevano respirare i portatori di palla nostri, pressavano a tutto campo e non lo so, davvero non mi aspettavo una partita così coriacea da parte del Verona, dato che aveva regalato punti a chiunque e passeggiava da settimane. Ma ovviamente quando incontrano noi tutti si svegliano, si ricordano di essere dei calciatori. Ma va benissimo, meglio così, perché poi quando otterremo il nostro risultato, speriamo, l'avremmo ottenuto senza l'aiuto di altre squadre. Quindi è meglio, preferisco così. Certo che comunque certe cose fanno da pensare, perché la regolarità del campionato viene citata solo quando fa comodo a certe persone. Però a parte questo va bene, nel senso che ok, ci portiamo a casa il punto, ovviamente 3 sarebbero stati molto meglio. Bisogna un attimino guardare il calendario, come diceva oggi, ho visto un articolo sulla pagina Facebook del Toro Siamo Noi, si diceva che l'ennesima stagione in cui dobbiamo stare con la calcolatrice in mano a fare i conti, e effettivamente è così. Rimpiango quelle belle stagioni
con Cairo Presidente, in cui si diceva a gennaio il nostro campionato è finito perché non eravamo già più con obiettivi. Magari si potesse tornare a quei tempi, cioè campionati anonimi anche da 10º-12º posto, ma va bene così, non questi col culo stretto fino alla 38ª giornata. Adesso il Benevento giocherà mercoledì contro l'Atalanta a Bergamo, quindi speriamo che perda, lo dico sinceramente. Così che noi, vabbè, noi non faremo punti, immagino, contro il Milan, perché vabbè, incontreremo il Milan, sarà molto dura. Però lo Spezia avrà la Sampdoria, e se dovesse vincere lo Spezia in concomitanza a una sconfitta del Benevento, sarebbe salvo matematicamente. A quel punto lì, non dico che domenica, che incontreremo noi lo Spezia, o sabato mi sembra, ci regalerà la partita. Questo non lo dico, perché è giusto che facciano la loro onesta partita, però immagino che già Sarri con la pancia piena dopo 3 giorni di festeggiamenti, dato che per loro è un obiettivo storico, non penso che si ammazzeranno, ecco, per darci chissà che filo da torcere. Quindi magari si potrebbe ipotizzare una vittoria nostra contro lo Spezia, e a quel punto lì sarebbe ottimo, perché per noi vorrebbe dire la salvezza matematica. Dico, vediamo un attimo, dobbiamo ancora stare lì e aspettare, vedere. Però, ripeto, la partita di ieri mi lascia molto rammarico, perché mi aspettavo una vittoria che poteva benissimo arrivare, invece ci accontentiamo del punticino che serve, ma diciamo che servicchia, non serve più di tanto. E per il resto che c'è da dire? Niente, Di Marco fa il fenomeno solo contro di noi, 2 gol, andata e ritorno, e vabbè, va bene così, tanto quest'anno ci siamo abituati. Siamo partiti dai Chiriches e siamo arrivati fino ai Di Marco. Vabbè ragazzi, questo è tutto, dai, ci sentiamo al prossimo video, appunto, per l'analisi di Torino-Milan. Speriamo in un risultato positivo. Grazie, ciao!